Si correrà domenica 4 febbraio con partenza da Viale Kennedy la quinta edizione della Napoli City Half Marathon, mezza maratona agonistica che l'ASD Napoli Running promuove con il patrocinio del Comune. Un evento di livello internazionale che vedrà impegnati più di 600 volontari su un percorso che attraversa storia, cultura e panorami della città, tra Castel dell'Ovo e il Lungomare, il Maschio Angioino e il Teatro San Carlo, fino a Piazza Plebiscito con ritorno alla Mostra d'Oltremare. Verranno a Napoli tra i migliori atleti al mondo, quindi questo ci fa molto piacere. Abbiamo preparato un percorso con l'aiuto della Federazione Internazionale, tenendo conto soprattutto della cittadinanza che deve muoversi, quindi ha diritto di muoversi. D'altra parte il nostro scopo non è solo sportivo ma è anche sociale. Vogliamo non solo mettere Napoli sulla mappa dell'atletica internazionale, ma vogliamo far sì che dimostrare al mondo che l'altra faccia di Napoli. Presentata questa mattina in sala giunta, la mezza maratona si sviluppa su una distanza di 21 chilometri e ad oggi conta quasi 6.000 iscritti provenienti da diverse nazionalità. Sempre domenica 4 febbraio si potrà assistere in contemporanea alla prima Napoli 5 km Grand Prix, gara su inviti aperta solo ad atleti selezionati di livello mondiale e ai più forti atleti campani under 23, mentre sabato 3 con partenza alle 11 l'appuntamento è con la Family Run non competitiva aperta a tutti. Questo è uno degli eventi più straordinari che promuoviamo come città e come evento sportivo. Ormai sta diventando sempre una cosa più importante, numeri impressionanti. Quest'anno collaudiamo un percorso che potrebbe essere anche il percorso della futura maratona, quindi c'è anche il lancio della maratona di Napoli, quindi stiamo cercando di fare qualche cosa di importante.